Il 5 marzo 2018 alle ore 21 al Teatro Elfo Puccini di Milano ricomincia la stagione di Sentieri Selvaggi, che quest'anno si chiama Crossroads, il crocevia di cose, delle musiche, dei linguaggi, dei modi di apprezzare la musica, di farla, di capirla, di ascoltarla. Come sempre avremo formazioni diversissime, quest'anno poi apriamo con una formazione che non avevamo mai utilizzato, che è il Sestetto d'Archi. Sono 6 archi con cui faremo delle pagine molto importanti, in prima italiano un brano di Marc Anthony Turnage, un rarissimo brano di Franco Donatoni, Sestetto, e poi un capolavoro in assoluto del nostro tempo che è Shaker Loops di John Adams, che quello faremo in 7 aggiungendo anche il contrabbasso. Quindi un programma tutto di musiche per archi. Poi ci saranno i nostri consueti ritratti di compositori, e noi facciamo sempre dei ritratti di compositori che hanno poetiche opposte fra di loro. Il primo è un autore che noi amiamo molto e che seguiamo spesso, che è Armando Gentilucci, di cui proponiamo un programma con molti brani da camera, alcuni veramente di rarissimo ascolto. E il secondo ritratto invece è appunto un musicista che sta allo spettro antitetico di quello di Gentilucci, che è Lorenzo Ferrero, che è uno dei grandi maestri del postmoderno italiano, di cui eseguiremo per la prima volta dopo 40 anni a Milano un brano storico come la Romanza senza parole, che nel 76 fece appunto un grande scandalo per la novità del linguaggio e per essere stato uno dei primi brani che rompeva con la tradizione delle avanguardie storiche. Ma come abbiamo detto, cominciamo con gli archi. Segue il 26 marzo il ritratto di Gentilucci, il 9 aprile abbiamo il nostro spazio dedicato al jazz e all'improvvisazione, che è una cosa che cominciamo già da qualche anno, affidato ad Andrea Dubecco, che questa volta si presenta appunto sempre con due formazioni diverse, una per ogni parte del concerto, proponendosi appunto con i migliori musicisti. Andrea lo stesso è uno dei più grandi vibrafonisti viventi, ma in genere i collaboratori che porta sono questi, fra i migliori jazzisti in Europa e non solo. L'appuntamento che abbiamo fatto l'anno scorso ha avuto un grande successo, quindi con piacere lo riproponiamo anche quest'anno. Il 23 aprile appunto c'è il ritratto di Lorenzo Ferrero con Lorenzo che sarà il nostro ospite, e il 7 maggio ci sarà un altro ritratto di un compositore che purtroppo non c'è più, se n'è andato troppo presto, molto giovane, si chiamava Fausto Romitelli, un autore che anch'esso noi suoniamo molto spesso, di cui proporremo per la prima volta il ciclo Professor Bad Trip, che è una delle pagine cameristiche più importanti della musica europea degli ultimi 50 anni, insieme a altre pagine come La sabbia del tempo e anche pezzi che si ha meno occasioni di ascoltare a Milano. Il 14 maggio ci sarà un programma del pianoforte solo di Andrea Baudengo con un doppio binario. Da un lato si va nel Novecento storico, anticipando quella che sarà poi una tendenza dei prossimi festival di Sentieri, con l'esecuzione del ciclo Miroir di Maurice Ravel, e ogni numero del ciclo Miroir viene contrapposto un altro numero pianistico da un ciclo che si chiama Stanze, che è stato scritto da Mauro Montalbetti, che è uno dei nostri autori di riferimento, che noi suoniamo spessissimo e che ha scritto per noi molti lavori. E quindi questo dialogo continuo fra passato e presente, fra il Novecento storico e i pezzi di Mauro, che si incastrano e prendono anche vagamente spunto da quelli raveliani, crea un dialogo continuo molto appassionante. Questo è un ciclo che Andrea ha già presentato in molte città e finalmente riesce a presentare qui a Milano. Siamo felicissimi di farlo nel nostro festival. Finiamo con un altro assolo. Noi appunto dedichiamo anche dei concerti ai nostri solisti, che non sono solo dei grandi musicisti assieme, ma sono tutti dei bravissimi solisti anche per conto loro, e quindi terminiamo con Paola Fre, la nostra flautista, che ci propone un programma dove ci sono prevalentemente autori italiani, quindi Colombo Taccani, Donatoni, Pennisi, Panni, e poi un pezzo di Elliot Carter, che lei suona già da molto tempo, dove Paola si alternerà a tutti i tantissimi strumenti che sa suonare, quindi il flauto l'ottavino, il flauto in sollo, il flauto basso, a tantissimi colori diversi che col suo straordinario virtuosismo è in grado di realizzare. E questo concerto è il preludio a un progetto discografico che lei realizzerà da sola per conto di Sentieri. Quindi vi aspettiamo al Teatro Elfo Puccini con Crossroads, speriamo di vedervi numerosi come gli anni scorsi e naturalmente vi auguriamo un buon ascolto. Anche quest'anno, all'inizio della primavera, inizia il programma di Sentieri Selvaggi presso l'Elfo Puccini.
e ogni anno l'argomento che viene trattato è sempre nuovo, diverso e affascinante. Il programma è particolarmente interessante per l'amministrazione comunale perché è un programma che serve a divulgare e a spiegare la musica contemporanea in sedi anche in cui invece viene trattata una tipologia musicale magari più classica, più consolidata, ma la diffusione della composizione contemporanea e la conoscenza di come questa composizione si forma, direi che è stata l'attività principe di Sentieri Selvaggi nel corso di questi ultimi anni. Quindi noi non possiamo altro che cercare di accompagnare anche quest'anno, come negli anni precedenti, la vita e l'attività di Sentieri Selvaggi in questo nuovo percorso musicale lungo le strade. Un percorso che va dall'utilizzo degli archi nella musica contemporanea fino alla rivisitazione del jazz e perché no appunto al suono del respiro. Veramente un programma molto denso e complesso e mi auguro appunto che possa, come negli anni precedenti, essere seguito da un pubblico sempre più consistente. Sostengo Sentieri Selvaggi da molto tempo perché è la più importante manifestazione di musica, non solo a Milano, che ha cercato e cerca con successo di mettere, di far conoscere la musica contemporanea in tutti i suoi aspetti a un grande pubblico, senza steccati ideologici e soprattutto con uno straordinario mix di generi, di autori e di musica. Thank you.